Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre breaking news. Apriamo questa edizione con la pagina della cronaca per parlare di una truffa che colpisce oltre ai furbi anche coloro che devono stare attenti, soprattutto in questo periodo, in tema di certificazione verde. Si tratta della cosiddetta truffa del Super Green Pass. Stando alle indagini, un raggiro partito da Napoli, secondo il quale sarebbe possibile ottenere il Super Green Pass per un costo di 300 euro, mentre il test molecolare a 50 euro. Ovviamente i pagamenti erano effettuati tramite Bitcoin o ricariche Google Pay. Dal Ministero il monito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe. Cambiamo adesso argomento per parlare della Casa della Musica, che deve continuare ad essere un luogo di produzione didattica musicale. Questo l'appello lanciato da Lorenzo Cinatti, che affronta il tema del mancato rinnovo del contratto da parte della Scuola di Musica di Fiesole alla CAMU, con una sfida che parte proprio dalle parole di Cinatti: troveremo un'istituzione alternativa per mantenere la Casa della Musica. Ed infine andiamo in Val di Chiana, in particolare a Castiglion Fiorentino, perché durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale l'ambasciatore italiano in Macedonia del Nord, Andrea Silvestri, è stato nominato castiglionese benemerito. Questa è la nostra ultima notizia al momento. Per continuare a rimanere informati, seguite Teletruria.